7 comuni, quindi un pezzo importante della provincia di Cerro. Abbiamo avuto la possibilità 3 anni fa di partecipare a questo circuito, la cosa assolutamente bella che ci riempie di felicità è il fatto di avere la collaborazione e di trovarsi comunque in una rete di comuni. C'erano dei colleghi in sala. Come se camminasse sui serpenti la Duse, la vita e la scena. Vuole essere una conversazione performativa sull'attrice che molti ritengono sia stata la più grande di ogni tempo. Pasquale De Cristofaro e Rosana Di Palma. Con lei il teatro diventa una scossa, un'esperienza di tipo esistenziale, non una riflessione culturale. Io sento che non ho mai saputo e non saprò mai recitare. Quelle povere donne delle mie commedie mi sono talmente entrate nel cuore e nella testa che mentre mi ingegno di farle capire alla meglio a quelli che mi ascoltano, quasi quasi volessi confortarle, sono esse che adagio adagio hanno finito per confortare me. Raffinato uomo di teatro per la sua capacità di trasmettere l'essenza della scena e per il suo inestimabile contributo alla diffusione della cultura. Nel centenario della sua morte mi sembrava opportuno richiamarci, noi che amiamo il teatro, a questo nome tutelare del teatro italiano, Eleonora Duse, la Divina, un'attrice che ha portato la cultura teatrale italiana nel mondo. Tra l'altro un'attrice non bella, una voce non particolarmente importante, che è riuscita a fare tutto questo ha del miracoloso. Il fatto di mettere insieme 7 comuni e di farli cooperare tra loro per trovare un itinerario che porti a spasso il cinema, credo che soprattutto una cooperativa poteva farlo. Questo credo che sia motivo di grande orgoglio per la complessità che si porta dietro. E non posso che farvi complimenti alla cooperativa e ai comuni che ci credono. Vince il premio Città di Offida il binario morto. Il binario morto! Il corto che ha vinto obiettivamente è stato toccante perché in qualche modo si fa riferimento alle realtà territoriali, le stupende immagini della Sardegna che abbiamo visto, e quindi c'è un legame anche con i territori. Il Pigione è fatto di borghi, è fatto di storie, è fatto di comunità, è fatto di mattoni, come ho sentito anche da un ospite. È bello ritrovarsi in questo percorso, un percorso che non è mai semplice, ma che comunque vede un'unitarietà di intenti tra le amministrazioni comunali, e quindi crediamo che sia questo uno degli aspetti di successo che ci continua a mantenere uniti. Il nostro compito è anche educare il pubblico, non è solo dargli quello che vuole, noi abbiamo anche il dovere di fare cose complicate. Vanno sfidate queste cose, sono anche delle piccole provocazioni, e ben venga per tutti, insomma, questa cosa. Grazie a tutti. Buonanotte.